Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Stasera una puntata che si occuperà del Mugello a tutto tondo, ma in realtà, come sappiamo, parliamo di un territorio intanto molto vasto e poi alle porte di Firenze, che proprio in relazione anche con lo strapotere fiorentino in qualche modo deve fare i conti, lo fa regolarmente. Lo faremo con due sindaci, accanto a me Federico Ignesti, sindaco del comune di Scarpiere San Piero. Buonasera. Buonasera, buonasera. E buonasera Paolo Moboni, sindaco di Borgo Salerno. Buonasera. Allora, intanto partiamo dal Mugello, perché il Mugello non è soltanto una serie di comuni, un bellissimo territorio, tantissime, insomma, la storia, la cultura, l'arte, il lago, tantissime storie che ci sono e realtà che ci sono in Mugello, ma è anche, insomma, una realtà produttiva piuttosto importante e forse proprio anche dal potenziamento economico, insomma, in qualche modo deriva la suggestione di un comune unico, che non riguarda soltanto, come abbiamo detto spesso, l'idea di risparmiare, ma riguarda anche quello di mettere insieme delle funzioni, dare dei servizi adeguati in un'ottica però un po' più larga, di comuni allargati. È un'idea che voi, insomma, in qualche modo avete già lanciato nell'ambito di una festa del Partito Democratico proprio a Borgo San Lorenzo e che adesso vi chiedo di riproporre qui. Però l'idea, parto da Moboni, sostanzialmente è quella di un comune Scarperia, Borgo San Lorenzo, Barberino. Anzi, partiamo da Ignesti, facciamo subito con lui. Scarperia ci sta in un'idea del genere? No, diciamo che si parte ancora da un aspetto pregresso, cioè con la fusione di Scarperia e San Piero all'ultima campagna elettorale a cui noi ci siamo presentati come candidati sindaci. Il nostro programma di mandato, sia il mio che quello di Paolo Moboni e quello di Gian Piero Comongatti, ma sottoscritto anche dagli altri sindaci del centro-sinistra del territorio del Mugello, era quello di dare l'indirizzo, quindi di aumentare, di incentivare le forme di integrazione all'interno del Mugello, magari che un giorno portassero e tendessero all'arrivo e alla realizzazione di un comune unico. Ed è anche la falsariga con cui ho iniziato il mandato da Presidente dell'Unione dei Comuni all'insediamento, insomma, della mia figura. E come sempre detto, cioè l'esperienza di Scarperia e San Piero la cerchiamo di fare nel miglior modo possibile, con quello, insomma, che ci dedichiamo, con la volontà, con le iniziative, con gli investimenti, con i servizi, proprio per dimostrare che mettersi insieme può essere un'opportunità, aggregare funzioni, magari ridurre il numero dei comuni del Mugello, e quindi dire anche che non è un'esperienza fine a se stessa, ma si deve cercare di farla per bene, perché magari questo soggetto del nuovo comune di Scarperia e San Piero, perché no, non possa essere allargato magari all'interesse di altri soggetti o altri comuni. Vabbè, lei è uno dei sindaci che l'ha fatta e l'ha fatta bene, sì, in qualche modo. Sarei un'ipocrita a dire sarei contro, insomma, a processi di questo genere. Anche perché, insomma, sarebbe chiamato a gestire, a lei già l'ha gestito un passaggio del genere. Omobone, quali sarebbero i vantaggi per i cittadini, perché di questo bisogna raccontarli poi alle persone? Ma sì, di fatto io credo che ogni comune e ogni sindaco che abbia un minimo di responsabilità debba dare una disponibilità a iniziare ora, non fra anni, in questo momento, un ragionamento all'interno del Mugello. Noi lo stiamo portando avanti proprio in chiave anche di migliorare poi i servizi ai cittadini, che è il fine ultimo, intanto provando a rafforzare l'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Abbiamo fatto degli investimenti importanti in termini sia di risorse umane che di disponibilità anche a delegare delle funzioni. A fine mese approveremo nei consigli comunali dei Comuni del Mugello una modifica allo statuto dell'Unione stessa, dove per la prima volta comparirà una nuova funzione, che è quella della pianificazione territoriale, quindi dell'urbanistica, e finalmente, io dico, diventa una funzione associata per tutti i comuni del Mugello, perché la programmazione urbanistica è chiaro che nel 2016 non può più essere fatta a livello di singolo comune. Abbiamo creato l'ufficio ambiente intercomunale, dal 1 settembre, se tutto va bene, anche il comune di Vicchio entrerà nella funzione associata della polizia municipale, quindi noi non stiamo fermi, non siamo stati fermi in questi due anni, abbiamo proprio, come diceva prima Federico, anche sulla base di un impegno che ci siamo presi come sindaci di un territorio che deve parlare con una voce unitaria, stiamo provando a far funzionare meglio l'Unione. Sarebbe da ipocriti in questa cornice dell'Unione che tiene insieme sia il Basso Mugello che l'Alto Mugello non iniziare un ragionamento serio e concreto su quello che può essere un assetto di territorio che vede anche dei comuni che si fondono. E indubbiamente una prospettiva come quella che citavamo prima, quindi di un comune da Borgo San Lorenzo arriva fino a Barberino, parleremo di un comune di oltre 40.000 abitanti con delle infrastrutture importanti sia da un punto di vista della mobilità, sia da un punto di vista del sistema sociosanitario regionale, sia da un punto di vista anche del turismo, per non dire dell'ambito sportivo, penso su tutto, insomma, l'autodromo e il lago, tanto per essere chiari. Sarebbe sicuramente un comune, avrebbe tutte le carte in regola per giocare una partita da protagonista insieme agli altri comuni del Mugello, anche perché, come abbiamo
ribadito anche nel dibattito che abbiamo fatto alla festa dell'unità di Borgo San Lorenzo, noi abbiamo anche la responsabilità di dire ai cittadini che è vero che questo ragionamento va fatto a livello politico e quindi devono essere i partiti, devono essere le amministrazioni, va spiegato bene ai cittadini, e ai cittadini va anche spiegato che non fondersi oggi significa buttare via, non far arrivare sul nostro territorio delle risorse che andranno comunque ad altri territori. E come dico sempre, non deve essere l'unico movente quello economico, ma va tenuto in considerazione che se Borgo San Lorenzo domani facesse una fusione con un comune, potrebbe avere da 1,5 a 2 milioni di trasferimenti all'anno che servono per rafforzare i servizi per i cittadini. Quindi diventa irresponsabile oggi nel 2016 non mettersi a un tavolo a discutere insieme ai sindaci nell'ambito di un territorio che deve tener conto anche dell'Alto Mugello di possibili fusioni. E noi, che teoricamente anche ci fossero riforme, ci sono state, no? Anche ce ne fossero altre che obbligassero i comuni, credo che i comuni sopra 10.000 abitanti o addirittura Borgo San Lorenzo sopra 15.000 abitanti non credo siano mai, non sarebbero mai toccati, però abbiamo a maggior ragione la responsabilità di non tirarci indietro, quindi siamo disponibili fin da ora a fare un ragionamento in questo senso. Sempre su questo volevo fare una domanda, perché insomma Barberino, Borgo San Lorenzo, Scarperia è un po' l'asse, San Piero anche. Scarperia San Piero, giustamente, rischio poi di essere il linciaggio per queste cose, però insomma è un asse importante, diciamoci la verità, i poli produttivi, culturali, politici, insomma sono un po' i comuni anche solo a livello appunto di cittadinanza più importanti. Che cosa resterebbe fuori da una unione del genere? Non si rischierebbe di come dire, abbandonare delle altre parti del territorio? Ma io penso che in un discorso insomma che si sta affrontando sulle integrazioni, sull'aggregazione insomma dei comuni, delle funzioni, non si sta dicendo che il territorio del Mugello poi si divide. Si sta dicendo che magari ci sono le opportunità di rafforzare magari più comuni che magari hanno più cose anche per conformazione territoriale, esigenze, servizi, e magari possono trovare una facilitazione nel mettersi insieme, ma rimanendo tutti nel contesto dell'Unione dei Comuni del Mugello. Perché anche le ultime normative... Anche se Bicomano, guarda... Non è detto, ora anche lì si aprirebbe un discorso un po' più ampio, perché magari capiamo che cosa accade, può darsi che forse ci si debba estendere come territorio, magari come area rurale, la città metropolitana, anche oltre di Comano, vediamo che lui accadrà nell'area della Val di Sieve, quindi magari ritornare a un soggetto che non è la comunità montana della Val di Sieve e del Mugello, ma magari un'area di quella attuale, del rurale, della città metropolitana, che ha più territorio ma magari ha meno comuni al proprio interno. E questo per tenere insieme anche l'Unione del Mugello. La discussione si sta aprendo ora anche a livello nazionale, viste le ormai proroghe che non hanno avuto nessun significato, quelle di l'obbligatorietà dei comuni sotto i 3.000 abitanti di andare a conferire tutte le funzioni presso l'Unione dei Comuni a cui aderivano. Si sta parlando addirittura adesso di ripensare che magari invece di tutte le funzioni forse 3 o 4, ma allo stesso tempo non si parla più di comuni sotto i 3.000 abitanti ma di aree omogenee, quindi vuol dire il nostro territorio del Mugello già sarebbe un'area omogenea, già quindi avrebbe le capacità di mettere insieme le funzioni. Quella diceva prima il sindaco di Borgo San Lorenzo, non è che se si fa la nuova funzione del piano strutturale, dopo ci sarà il piano strutturale dell'eventuale comune di Scarperia, Barberino, Borgo e San Piero, ma sarà il piano strutturale comunque del Mugello. Quindi quello che si tende di ridurre anche quelle che sono tra virgolette delle lentezze si possono avere, ma non per inefficienza o incapacità magari della struttura amministrativa, proprio perché magari mancano delle figure, e mettendosi insieme invece si diventa più efficaci e magari si sostituisce degli uffici che hanno delle professionalità sparse nei vari comuni, che mettendosi insieme probabilmente si migliorerebbe la professionalità e l'efficacia di quell'ufficio stesso, e allo stesso tempo si libererebbero delle risorse, si ridurrebbero i procedimenti, perché si sta banalizzando su certi sistemi, cioè si sta dicendo che qui se si mettono insieme 3 comuni, a oggi vuol dire che si stanno facendo 3 procedure, dopo vorrà dire se ne fa una sola, quindi ci sarà solo anche sulla più banale procedura possibile un risparmio di 2/3 da questo punto di vista, e quindi un'efficacia, magari un efficientamento della macchina, perché
non bisogna nemmeno sottacere il fatto che le politiche sul personale non è che sono delle politiche che permettono di assumere le persone, certo, di cui si abbia, certo, bisogno. Diciamo che noi abbiamo fatto la fusione, abbiamo il turnover del 100% sull'anno precedente. Il sindaco di Borgo San Lorenzo e gli altri sindaci possono dire che forse hanno il 25%, e quindi vuol dire ogni 5 pensionamenti possiamo assumere eventualmente e quindi persona. C'è anche un depauperamento della macchina organizzativa amministrativa che invece troverebbe delle efficienze e dell'efficacia in più nel territorio. E anche senza non... stare qua, io non tralascio le risorse, questo lo puntualizzo. Certo, è chiaro. È vero anche che perché, non sono l'aspetto fondamentale, ma chi mi dice che non servono a niente, allora mi deve dire il bilancio del comune con si cosa chiude, si fa. Vabbè. Perché voglio dire, le risorse mi sembra servano per asfaltare le strade, per dare servizi e per poi, fare insomma, investimenti. Insomma, la prospettiva diceva anche Mobone, e se poi insomma, oggi, insomma, si può qualche fare entrata extra che arriva dallo Stato, visto che ce ne tagliano tante, serve anche per ridurre l'indebitamento del comune, magari abbattendo mutui, penso che sia anche una prospettiva oggettiva di responsabilità che uno ha magari per le amministrazioni future e per il territorio. Voglio chiedere velocissimo a Mobone, perché voglio fargli un'ultima due domande su questi temi, molto rapidi. Quali sono i prossimi passi, i passi che bisogna fare? Perché poi, insomma, ovviamente, mi diceva lei, il voto ultimo sostanzialmente, la parola sta ai cittadini, no? Alla fine. Quindi quali sono i passi per arrivare poi a quel punto lì? I passi sono spiegare alle persone cosa significa poi concretamente la fusione di un comune, che non significa perdere l'identità dei nostri campanili, perché poi io credo ci saranno anche delle riforme in questo senso che garantiranno, penso alle municipalità, garantiranno anche una presenza all'interno del proprio comune, ma io credo che oggi davvero continuare a ragionare dei campanili che potevano andare bene magari qualche secolo fa non sia da responsabili quando siamo un come quello di sindaco. Certo, ai cittadini va spiegato bene, agli stessi cittadini che comunque sono in grado oggi di capire quali sono le difficoltà dei bilanci del comune, perché quando poi siamo costretti magari a aumentare la mensa, a non poter fare investimenti perché siamo bloccati dal patto di stabilità, quando invece si andranno a spiegare numeri alla mano quali potranno essere i benefici, io credo che questo possa avere davvero un terreno fertile per il buon esito del referendum. Non dobbiamo fare l'errore che queste operazioni sembrano operazioni che sono calate dall'alto magari per scopi personali di un sindaco anziché di un altro, oppure comunque calati dall'alto magari perché l'ha deciso una forza politica invece un'altra. Va fatto un lavoro sul territorio, perché anche i referendum che ci sono stati in Toscana hanno dimostrato, secondo me, che dove le forze politiche e gli amministratori hanno lavorato bene e hanno spiegato ai cittadini cosa stava per succedere, perché non vedo controindicazioni oggettivamente a una fusione, perché anche l'eventuale perdita di vicinanza fra i servizi e le decisioni politiche, credo siano argomentazioni che, parlando di comuni che vanno per esempio da Malpensa a tutto il Basso Mugello, siano assolutamente superabili lasciando dei presidi di alcuni servizi come quelli che sono i servizi statali, pensa all'anagrafe, pensa a tutto il resto, all'interno di quelli che sarebbero insomma i comuni originali. Quindi va fatto un lavoro di spiegazione e partecipazione. Un orizzonte temporale? Io credo che nel 2019 noi si debba arrivare a una proposta seria per il Mugello e magari in qualche parte anche concretizzata. Senti, Agnese, una cosa velocissima su questo, volevo chiederle se secondo lei, così a previsione, il percorso che lei ha fatto, che voi avete fatto nella fusione tra Scarperia e San Piero a Sieve, anche di spiegazione e di risposta da parte dei cittadini, insomma, se la risposta da parte dei cittadini potrebbe essere la stessa che voi avete già vissuto, se in questo caso sarebbe diversa. Ora, sulle valutazioni dei cittadini non lo so, insomma. Ma da questo punto di vista immago è più complicato mettere insieme tre comuni piuttosto che due, ad esempio. Non lo so, da questo punto di vista alla fine poi dopo si parla di un altro comune e ridiscute insomma con altri soggetti istituzionali. Penso che probabilmente bisognerà farla un pochino prima rispetto a come abbiamo fatto solo voi. Più tempo, insomma. Più che più tempo nella spiegazione ci vorrebbe più tempo da dopo che si è deciso al momento che poi entra in funzione il nuovo comune unico, perché quello che ci siamo accorti noi è che l'entrata in funzione del nuovo comune spesso e volentieri non è ancora stata digerita da magari gli enti stessi che propongono le leggi di fusione o fino a altri, a ministeri, magari Banca d'Italia, alle Poste, l'Agenzia delle Entrate, Catasto e compagni. Quindi probabilmente serve anche una gestazione che intanto fa affinare la collaborazione già degli uffici e quindi dà già un'impostazione alla macchina diretta, certo, direttamente con una direzione ben precisa data dall'amministrazione in carica, ma allo stesso tempo ha anche il tempo necessario
necessario per far assimilare il nuovo comune a tutti questi enti, quindi dal 1 gennaio che il nuovo comune magari entrerà in funzione, qualunque questo sia, qui sto parlando, qui siamo nel caso, però si sta parlando se si deve fare una fusione in generale che non sia in Mugello o da altre parti, questo secondo me a oggi è un po' anche quello che ho ribadito una settimana fa alla festa del PD a Agliana, dove la procedura di integrazione fra Montale ed Agliana insomma sta prendendo sempre più corpo. Quello mi facevano un po' in invidia loro è che parlavano di comuni che probabilmente arriveranno mettendosi insieme a 28-30.000 abitanti per un'estensione territoriale complessiva di 40 chilometri. Qui si sta parlando, se i nostri comuni si mettono insieme si superano tranquillamente 300 chilometri senza neanche con qualsiasi comune uno si fonda, ecco. E quindi il territorio da mantenere diventa. Va bene, senta, per Scarpiere San Piero è stato facile aver messo insieme i due nomi, invece sul nome dovrete fare un referendum, perché si può fare Scarpiere San Piero, anche sul sito internet diventa magari ci può essere la denominazione territoriale a quel punto lì, insomma, può essere anche un nome che poi diciamo è più democratico per tutti, quindi che lascia un po' ognuno il campanile in un contesto più ampio. Bisognerà insomma trovare una bella formula in questo. Volevo chiedere una cosa a Omoboni, ora poi tra poco ci fermeremo nella prima parte, nella seconda poi parleremo anche della centrale biomassa di Petrone, su cui il sindaco voleva discutere anche delle questioni di Borgo San Lorenzo, intanto però in particolare del regolamento urbanistico varato pochi giorni fa, volevo chiedervi però una cosa, un po' a entrambi, la questione dei migranti, c'è l'idea sostanzialmente che arriva dal Ministero dell'Interno che è quella di avere 3 migranti ogni 1.000 abitanti, più o meno come distribuzione, ma anche degli incentivi per i comuni che accolgono, 50 centesimi a migrante si è parlato e anche lo sblocco delle assunzioni, sono come dire delle, fermo restando che il Mugello tra l'altro nell'ultimo bando della prefettura non c'è perché ha già accolto tanto come territorio di assegnazione, sono delle misure che potrebbero in qualche modo andare incontro a quelle che sono anche le vostre difficoltà. Mi fa estremamente piacere che il governo nazionale si sia reso conto anche delle difficoltà che i comuni che hanno dato la disponibilità a ospitare poi affrontano tutti i giorni, non parlo solo delle continue strumentalizzazioni politiche ma parlo poi anche tutto quello che attiene magari piccole criticità per quanto riguarda l'ordine pubblico e la gestione dei ragazzi e delle ragazze che sono ospitati. Mi fa ancora più piacere perché di fatto noi abbiamo lavorato in questi mesi proprio a un ordine del giorno con tutte le forze del centro-sinistra, insieme a sindaci del territorio, al responsabile del tavolo dell'immigrazione Carlotta Tai, per portare un documento unitario, una mozione in tutti i consigli comunali che proprio fra i punti dell'impegno che ci davamo noi come amministratori, poi da riportare chiaramente ai livelli superiori, c'era quella di una richiesta di riconoscere una parte, noi ipotizzabile in un euro, se poi 50 centesimi va bene lo stesso, ma il fattore simbolico è importante, una parte di quello che è la diaria giornaliera che viene riconosciuta alle associazioni e alle cooperative che gestiscono questi ragazzi, che venisse destinata ai comuni anche con una destinazione vincolata, penso per esempio ai servizi sociali o altri tipi di servizi che sono da spendere in quel determinato, certo. Perché è inutile nascondersi, oggi ci sono in Toscana rispetto a 287 comuni, molti comuni che accolgono, altri comuni che non accolgono. Noi più volte abbiamo riportato il ragionamento non di singolo comune ma di zona all'interno anche della città metropolitana, sono sicuro che sia Scarpinie e San Piero e Borgo e gli altri comuni del Mugello sono molto al di sopra delle soglie di cui parlava Alfano, noi stiamo facendo la nostra parte, ma come anche ha espresso in un'ultima intervista il Presidente dell'Unione Federico Ignesti, noi in questo momento diciamo che prima di continuare a accogliere nel Mugello è giusto che tutti i comuni facciano proprio parte, perché altrimenti il sistema dell'accoglienza diffusa che è condivisa da Rossi, è condivisa da Bugli e che noi stiamo concretizzando sul territorio, se andiamo sopra una certa soglia di numeri diventa a mio avviso difficilmente gestibile, quindi è giusto che i comuni che accolgono abbiano delle fra virgolette facilitazioni per investire questi soldi in servizi che poi attengono anche il lavoro che viene fatto. Ignazio, facciamo così, voglio mettere un altro sul tavolo, un'altra cosa rapidissima, poi chiudiamo. Qualche giorno fa è arrivata la sentenza d'appello per il Forteto, mi dice la sua posizione in base a quello, a parte al di là della sentenza d'appello c'è una discussione anche della commissione d'inchiesta regionale su commissariamento sì, commissariamento no, mi dice la sua posizione. Ma io penso che sulla relazione della commissione forse si sia fatta anche un po' troppa confusione, magari anche certe dichiarazioni di qualche membro politico appartenente, insomma anche al mio partito, forse doveva essere un pochino più
un po' più morbida, ma nel senso non nel non denunciare che qua all'interno del Forteto ci fossero delle situazioni improprie, quindi come è stato anche riscontrato dal Tribunale d'Appello con certe condanne. Però forse è anche l'occasione di scindere, magari pensare forse proprio il commissariamento per la cooperativa. Io sarei per dire continuiamo a far pressione sulla nuova dirigenza della cooperativa, che insomma, ha cambiato il presidente, ha cambiato un po', ha cambiato i membri all'interno del Consiglio di amministrazione, perché queste sentenze rafforzino un vero e proprio cambiamento. Ora il commissariamento forse secondo me mi sembra un pochino eccessivo. E comunque vedremo, perché la discussione anche in Consiglio regionale continuerà e poi ovviamente verrà riportata in qualche modo anche sul territorio. È una discussione ancora apertissima. Ci fermiamo per 5 minuti di informazione, poi torniamo, parleremo della centrale biomassa di Petrona, parleremo del Rucriborg San Lorenzo, insomma dell'idea di Mugello anche che si sviluppa attraverso le sue realtà produttive, ma anche storico-artistiche e architetturali. Rimanete con noi 5 minuti e poi torniamo. Bentornati in studio, allora siamo con il sindaco di Scarpieri a San Piero, Federico Ignesti, e Paolo Mobone, sindaco di Borgo San Lorenzo. Allora Ignesti, centrale a biomassa di Petrona non si farà, sostanzialmente questo ormai sembra un assunto innegabile. Da una parte sono arrivate proprio negli ultimi giorni, insomma, non si è presentata il socio privato, l'azienda privata, la Renovo, all'acquisizione dei terreni, al momento di dover acquisire i terreni dando anche una caparra piuttosto ingente. Dall'altra la sentenza del TAR che sostanzialmente rimanda a voi la possibilità, che però sembra quasi un'imposizione, poi ci spiegherà in che modo, di fare una valutazione di impatto ambientale anche se la legge regionale non lo prevedrebbe. Qual è la sua posizione? Ma io non è che debba commentare la sentenza, perché insomma le sentenze si applicano, non si commentano, però se si legge la sentenza, quello che diciamo sì, il punto dirimente su cui fondamentalmente anche come amministrazione comunale, ma nell'interesse un po' di tutti, chiederemo spiegazione alla Regione, è perché alla fine il TAR si esprima dicendo che la normativa regionale deve essere disapplicata in quanto è in contrapposizione alla normativa europea. Quindi perché questo? Non viene detto dal TAR che tutto ciò che è stato fatto fino ad oggi è stato sbagliato. È stato detto che la normativa regionale, dicendo che gli impianti sotto un mega non hanno necessità di via, in pratica dice, il TAR dice che questa è una cosa impropria. Cioè non dice neanche quindi che bisogna fare la via, ma bisogna a fare la valutazione per valutare effettivamente se la via, cioè la valutazione di impatto ambientale, sia necessaria o no. Esatto. E questo purtroppo la legge della Regione Toscana non lo dice. Quindi tra in inganno due cose.
La prima, magari nell'investitore che viene a farla pensando che questa normativa tra virgolette lo agevoli, dall'altro la pubblica amministrazione, in questo caso la conferenza dei servizi, la città metropolitana, che deve rilasciare il parere dell'AWA, perché alla fine, dicendo la legge regionale che sotto un mega si possono fare questi tipi di interventi e non specificando, che, come dice la normativa europea, che invece è necessario fare una ricognizione per vedere se la via necessita oppure no, la valutazione di impatto ambientale necessita oppure no, trae in inganno anche chi deve legiferare. Quindi questo è venuto fuori dal TAR, ma l'avrebbe potuto dire qualsiasi giudice, quindi non soltanto il TAR. Che tra l'altro aveva già parlato con sentenze simili in precedenza. L'altro aspetto, quindi questo è un aspetto che deve essere chiarito, quindi perché anche poche settimane prima aveva deliberato con lo stesso indirizzo nei confronti di un altro territorio e quindi altre sentenze durante le... Però, insomma, voglio dire, questo diventa determinante anche nell'applicazione delle norme, quindi ci vuole chiarezza. Quindi, questo è un cortocircuito tra la normativa regionale e la normativa europea. È un cortocircuito anche pericoloso, perché alla fine permette un'interpretazione che poi può essere sempre rimessa in gioco e quindi non c'è la certezza né chi deve venire a investire né chi deve anche legiferare. Se la normativa superiore, in questo caso della Regione Toscana, è, come detto, incompleta e quindi disapplicata da parte della normativa europea. E quindi questo sarà anche cura nostra. Chiedere informazioni in merito a questo, sia al Presidente della Regione, ma anche a questo punto anche ai gruppi consigliari, dico anche ai gruppi consigliari di maggioranza, di cui insomma faccio parte io, insomma, come partito d'appartenenza, perché magari si sia più chiari e quindi si metta meno in discussione, dando magari la parvenza di poter venire a investire quando poi effettivamente non si può. Senta, ma dopo 2 anni di trattative e questioni della centrale biomassa, c'è un vincitore in questa faccenda? L'ho detto, cioè il vincitore è la non chiarezza delle norme. Perché alla fine mi sembra che questo per tutti gli altri, è una sconfitta fondamentalmente per la pubblica amministrazione, per chi deve venire a investire, per il territorio o per i territori in generale quando si apprestano certe opportunità. Perché quello che a me non è tornato molto, e anche come è stato dato risalto, poi il comitato può fare la propria dichiarazione, a me quello non interessa. Però gli organi di stampa hanno anche la necessità, insomma, su una sentenza di essere un pochino oggettivi. Cioè il comitato, diciamo così, se fosse stato solo per il comitato, il ricorso al TAR non sarebbe stato neanche accolto, perché è l'illegittimità per cui il comitato non è neanche stato ammesso al ricorso, da questo punto di vista. È stata ammessa al ricorso soltanto le persone fisiche, quindi coloro i quali avessero un interesse perché avevano lì l'abitazione, anche legittimo magari di preoccupazione o proprietari di terreni nella zona del contendere. Mentre il ricorso anche fatto nei confronti dell'amministrazione comunale Scarpieri e San Piero, dicendo che lì non si poteva andare a realizzare la centrale a biomasse perché il regolamento urbanistico non lo prevedeva, o perché non c'erano stata fatta la valutazione di precauzione antecedente, su questi aspetti non è stato dato nessun parere di illegittimità da parte del TAR. Quindi quando viene anche detto impropriamente in questo caso che il comune ha ricorso contro i propri cittadini, contro il comitato, quindi di conseguenza non è proprio vero, perché il ricorso è stato fatto nei confronti dell'amministrazione comunale dicendo l'amministrazione comunale aveva fatto degli atti impropri, e questo mi sembra che il TAR non l'abbia detto. Quindi questo ci tengo a sottolinearlo. Certo. Chiarendo questo aspetto, voglio dire, il comitato è stato escluso perché illegittimo la sua richiesta di ricorso al TAR, è stata accolta questa di questi cittadini dicendo che le procedure fino ad oggi si mantengono in piedi. Se si vuole andare avanti nella costruzione bisogna che la conferenza dei servizi e le amministrazioni che fanno parte, quindi quelle pubbliche che hanno espresso il parere, facciano questa valutazione se necessita la valutazione di impatto ambientale. Questo logicamente non sarà più necessario, perché la Renovo, rinunciando ad acquistare i terreni, ha deciso di non fare più l'investimento, perché comunque, anche qui dicevo, chi ha vinto? Ha vinto le lungaggini burocratiche, la non chiarezza, perché nel passaggio di competenze fra la città metropolitana e la regione toscana fra la fine del 2015 e l'inizio del 2016 c'è un provvedimento che è bloccato dal 29 dicembre 2015 a cui o la città metropolitana o la regione toscana non hanno dato risposta. Quindi l'investitore, capendo che con i tempi non ce l'avrebbe fatta a realizzare l'impianto e quindi a non poter, da questo punto di vista,
attivarlo anche con tutte le forme necessarie, perché poi scadeva l'incentivo statale GSE nel maggio del 2017, ha rinunciato a fare quindi l'acquisizione dei terreni e quindi di conseguenza si è tirato indietro. Però io da questo punto di vista voglio ribadire una cosa. Concludo. Innanzitutto, politicamente, io non sono contro l'investimento nelle energie rinnovabili alternative nel nostro territorio. Certo, questa è la seconda volta che vengono respinte o non si fanno. In un primo caso, con un'autorizzazione di via approvata, non fu fatto l'impianto eolico sul Galzarro. Adesso si dice che forse quello era stato richiesto all'imprenditore, non è completo e quindi bisognerebbe richiedere altri documenti perché la normativa regionale va in contraddizione ed è disapplicata dalla norma europea. Allo stesso tempo la città metropolitana non si è ancora espressa in 8 mesi dal 29 di dicembre. Penso sia un pochino difficile andare magari a annunciare che la regione toscana è propensa ad accettare questi investimenti quando invece poi puntare sulle rinnovabili quando poi alla conclusione dei fatti questo diventa difficile. Meglio a questo punto essere chiari e dire sotto un mega ci vuole la valutazione se la via è necessaria oppure no. Se poi la conferenza dei servizi dice che sarà necessaria, uno la farà, ma almeno in partenza deve venire a investire, sa che deve andare sotto questa procedura e non essere ingannato e andare a farne altre. Poi io ribadisco, l'amministrazione comunale ha fatto quello che doveva fare, non ha fatto nessun atto contro la cittadinanza, è stata molto trasparente, è andata a dire dall'inizio che questo intervento è favorevole, logicamente tutte le carte dovevano essere a posto. Quello che è stato detto nelle ultime dichiarazioni mi è sentato anche un pochino troppo esagerato, forse preso da una furia di rivalsa, forse per qualcuno, per aspetti politici di rivincita magari di un'elezione andata male, per altri forse perché avevano le loro motivazioni, ma è stato un connubio che forse ha anche ingannato un pochino e ha messo un pochino di terrore nella gente anche nei momenti in cui si dovevano anche raccogliere le firme legittime, però questo, la modalità questo, poi ognuno faccia le sue valutazioni. Insomma, avendo seguito la campagna elettorale a Sesto Fiorentino, insomma, su un altro tema molto diverso, lo dico tranquillamente perché questo tema è stato detto anche quando c'era la consigliera regionale l'anno scorso candidata, veniva detto non la votate perché lei fa parte dell'amministrazione per la centrale biomassa, quindi mi sembra un aspetto molto politico. E poi diciamolo, tutto è iniziato prima del comitato, è tutto iniziato molto prima del comitato perché un esposto nei confronti del PIP, perché per l'appunto era un'area di insediamenti produttivi fatti dalla Pallanvallico, era stato fatto precedentemente, fatto da alcuni soggetti che magari avevano piacere che la società andasse male. Poi c'è stata l'opportunità magari della centrale biomassa di mettere insieme più esigenze per portare avanti una situazione che ha spalleggiato un po' tutti, ma sicuramente l'amministrazione comunale, come ha riconosciuto il tribunale, ha fatto quello che doveva fare. E comunque la Pallanvallico si ritrova poi sostanzialmente anche tra l'altro con 350, quasi 400.000 euro, insomma, sostanzialmente di capare purtroppo, perché magari non è un atteggiamento anche giusto quello di far scappare gli imprenditori. Mi scuserà, ma insomma il sindaco voleva rispondere su questo. No, non c'è problemi. E volevo chiedere a Paolo Moboni, sindaco di Borgo San Lorenzo, voi avete sostanzialmente discusso del regolamento urbanistico di Borgo San Lorenzo. Che regolamento urbanistico sarà? Sì, più che discusso l'abbiamo approvato finalmente dopo 16 anni dall'avvio del procedimento di piano strutturale. Finalmente insomma c'è uno strumento urbanistico operativo, insomma averla approvata anche il 14 luglio è un po' la data storica, diventa anche per Borgo San Lorenzo. No, finalmente abbiamo uno strumento operativo, questo fa il paio anche con quello che dicevamo prima sull'avvio anche della pianificazione urbanistica rispetto a un piano strutturale intercomunale. È l'approccio strategico, no? Assolutamente, però intanto c'era bisogno di sbloccare delle situazioni, anche dei legittimi interessi che erano da diversi anni che aspettavano. Quindi noi abbiamo deciso di confermare quella che è la strategia non solo di Borgo San Lorenzo ma di tutto il Mugello, perché evidentemente non c'è bisogno oggi di una politica urbanistica che vada a creare nuove lottizzazioni o un consumo di suolo eccessivo. Basta pensare che noi consumiamo circa il 30% con questo regolamento urbanistico di quella che era la previsione del piano strutturale. Però abbiamo anche deciso di inserire alcuni elementi d'apertura soprattutto sul territorio aperto, dove di fatto con la legge regionale, che non è neanche più la nuova legge regionale perché ce n'è un'altra ora voluta dall'assessore Ceccarelli, aveva di molto ridotto le maglie di intervento nel territorio aperto, quindi con la possibilità di aumenti volumetrici nel territorio aperto, la possibilità di aumenti volumetrici nei centri, nelle aree urbanizzate sugli immobili costruiti dopo il 1999, cercando di favorire anche le attività produttive garantendo una percentuale di superficie che può essere destinata alla vendita dei prodotti, non solo quelli effettivamente prodotti dall'azienda ma anche connessi all'attività.
quindi tutta un'altra serie di anche meccanismi, viene da citarne uno, anche se magari da un punto di vista urbanistico può essere meno rilevante, ma lo è molto da un punto di vista sociale. Abbiamo inserito all'interno del regolamento urbanistico la normativa regionale sul contrasto alla ludopatia e prevede di non poter aprire nuove sale giochi a una distanza inferiore a 500 metri da luoghi sensibili, quindi penso ospedali, scuole, centri di aggregazione. Da domani si lavora chiaramente per alcune varianti sul regolamento urbanistico, soprattutto su alcuni interventi che saranno connessi anche alla viabilità, ma soprattutto ci impegniamo come amministrazione, ma tutti gli altri comuni, a provare a ridefinire quelle che sono le cornici e anche le strategie urbanistiche all'interno del nostro territorio. Quindi avere lo strumento operativo oggi, RUC, e poi se lo approvassimo domani già avrebbe un nuovo nome, ci permette di sbloccare una situazione che veramente ci trascinavamo da troppo tempo e ci permette di iniziare davvero a pensare al Mugello, a Borgo San Lorenzo, al Mugello, in una prospettiva che è quella dell'urbanistica, che sicuramente andrà molto oltre quelle saranno i nostri possibili mandati amministrativi, certo. Un'idea di un Mugello che comunque se si rafforza da un punto di vista urbanistico, se si rafforza da un punto di vista infrastrutturale, è anche più forte all'interno della città metropolitana. Mi dai là questa cosa per farvi una domanda, vi devo essere rapidi perché abbiamo veramente pochissimo tempo. Insomma, a Firenze Nardella ha lanciato sostanzialmente l'idea di rivedere, o almeno la possibilità di rivedere, il progetto della TAV. Questo, ne abbiamo parlato anche con Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio qualche giorno fa, avrebbe delle ripercussioni se non venissero fatti la stazione e le linee della TAV, del sottoattraversamento, sostanzialmente sulla linea normale e quindi anche sui treni regionali. No, quell'idea di separare i treni dei pendolari, i treni regionali, dai treni dell'alta velocità, in questo modo non andrebbe avanti se ci fosse una rivisitazione del progetto. Qual è la vostra posizione? Ma, sì, prego, come insomma anche dichiarato magari qualche giorno fa a mezzo stampa, che poi si debba lavorare perché magari ci possono essere dei risparmi per l'innovazione tecnologica, è sicuramente subentrata in questi anni di lavoro, siamo tutti d'accordo. Nel cambiare il progetto, prima di cambiarlo si vorrebbe capire bene di che cosa si sta trattando, perché insomma tutto ciò, il nodo dall'attraversamento ferroviario di Firenze, la stazione Foster e quindi l'alta velocità, avrebbe permesso di avere un'agevolazione, un beneficio per questo territorio, sia con più frequenze di treni e magari con la possibilità anche di ridurre la percorrenza dal Mugello a Firenze, perché liberando dei binari presso Santa Maria Novella, probabilmente non dovendo più aspettare le soste, può fare quella metropolitana di superficie dell'alta velocità, il treno avrebbe avuto una sua percorrenza lineare e quindi avrebbe ridotto sicuramente anche i suoi tempi di percorrenza. Noi diciamo, vogliamo vedere di cosa si sta trattando, non si dice che non può essere messa in discussione, certo queste cose non si possono ritrattare e ormai che ci siamo, visto che si devono fare dei risparmi, qualora risparmi ce ne fossero, rimettiamo in discussione questi famosi 31 milioni di euro che ormai da 20 anni aspetta questo territorio per gli investimenti da fare nella linea ferroviaria faentina a suo tempo. Che erano le compensazioni discusse con la TAV, visto che di TAV si riparla, magari insomma in gioco si può rientrare anche con questa parte. Va bene, tra l'altro domani andranno a Roma le parti, quindi probabilmente ne sapremo qualcosa in più. Va bene, devo chiudere, volevo solo dire che in quello che è stato presentato come il rapporto, diciamo così, del progetto portato avanti dall'associazione Mugello Culla del Rinascimento, 10 luoghi più belli del Mugello, insomma un sondaggio fatto anche nelle scuole, e viene fuori sostanzialmente tra i 10 luoghi più belli, Borgo San Lorenzo se ne aggiudica 3 e il comune di Scarpe del San Piero invece 4, quindi vince la partita. È per questo mi voglio fondere, perché insomma, voglio dire, mi pare che come il bello interessa a tutti, credo che sia. Mettere tutto in comune. Ma visto la classifica è stata fatta dentro Santo Mobono, magari. In qualche modo per partire. In qualche modo la benedizione l'ho data anch'io. Grazie mille a Paolo Moboni, sindaco di Borgo San Lorenzo, grazie a Federica Agnesti, sindaco di Scarpe del San Piero, grazie a voi per averci seguito. Telegram termina qui, ci vediamo domani. Una buona serata a tutti.